Finisco in ospedale lasciando mamma e papà a casa positivi. La prima scena che vedo davanti ai miei occhi è di un signore anziano che entra sulla sedia a rotelle accompagnato dal figlio, che lo abbraccia di spalle. Io mi ricordo che ero in lacrime perché ero terrorizzata. Non ebbi neanche il coraggio di chiamare mia madre. La patologia erano dolori articolari forti, febbre e tosse incessante, quasi da non riuscire a respirare. Il vaccino mi ha salvato la vita. Non so se non avessi avuto il vaccino, se oggi io e te stiamo facendo questa cosa. Il 27 dicembre inizio ad avere tutta una sintomatologia simil Covid che mi porta a recarmi appunto in pronto soccorso. Essendo una paziente operata al cuore, vengo particolarmente attenzionata perché o ero positiva al Covid o ero positiva a qualche altro tipo di infezione per la sintomatologia che avevo. Dolori articolari, fortissima tosse, incessante quasi, forte raffreddore e decimi di febbre. Questo batterio si chiama Haemophilus influenzae. Inizio la terapia antibiotica, la sintomatologia va quasi totalmente in remissione fino ad arrivare al 7 gennaio, quando ancora le mie condizioni di salute non erano particolarmente brillanti. Mio padre si positivizza al Covid e successivamente il 10 mi positivizzo anch'io. Covid trova terreno fertile in un corpo già debilitato. Finisco in ospedale e lasciando mamma e papà a casa positivi. La prima scena che vedo davanti ai miei occhi è di un signore anziano che entra sulla sedia a rotelle accompagnato dal figlio, che lo abbraccia. Io mi ricordo che ero in lacrime perché ero terrorizzata e non ebbi neanche il coraggio di chiamare mia madre. Ero una delle poche vaccinate ricoverata perché per la maggior parte i pazienti presenti erano quasi tutti non vaccinati. Sicuramente il fatto che io abbia contratto un'infezione batterica e successivamente il Covid mi ha esposto a un grosso rischio che si è abbassato notevolmente avendo io le 3 dosi di vaccino. Senza il vaccino io non ti so dire sinceramente il mio corpo come avrebbe reagito, soprattutto nelle condizioni in cui stavo a dicembre. Quando mi passava per un attimo per la testa quel pensiero di dire forse non ce la faccio, dicevo no, ma non può finire, io ho troppe cose da fare. Io a 13 mesi sono stata operata al cuore per un difetto congenito, sono stata aperta sostanzialmente in due. Per tutta una serie di coincidenze riesco a prendere servizio nel posto dove sono nata 2 volte, dove mi hanno salvato la vita. Un posto a cui devo tutto. E non è un posto che penso di aver scelto. È il posto che ha scelto me. Penso mi sia stato cucito addosso molto prima di quanto io lo capissi. Era una restituzione di quello che io avevo avuto. Ho un segno indelebile che è una cicatrice anche abbastanza lunga e a livello sternale. È rappresentativo di quello che io ero e oggi sono, fondamentalmente. Quindi me la tengo stretta. Quando ero piccola non l'accettavo tanto, perché vedevo gli altri che non ce l'avevano, che io avevo fondamentalmente questo segno, anche abbastanza brutto. Quando sono cresciuta invece l'ho ritrovato come un grandissimo valore aggiunto. E non dico che sia un mio segno distintivo, è la mia storia, è mia.